even get some calls. Hi guys e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un nuovo format che si chiamerà In Cucina con Cola. No vabbè, in realtà non avevo intenzione di fare una roba del genere, semplicemente volevo fare un vlog, un po' un aggiornamento eccetera. Siccome mi devo preparare da mangiare, ho detto vabbè, uniamo le due cose. Cosa mi preparo da mangiare, se starete chiedendo? Un piatto prelibatissimo, si chiamano i fagioli alla Trinità o alla Bud Spencer, come preferite chiamarli. Non sapete che cosa sono? Beh, peggio per voi, siete, cioè, cavoli vostri, sinceramente, io non ve lo so spiegare. Allora, visto che è un piatto che io vi consiglio caldamente di assaggiare, non si può non iniziare la settimana in questo modo. Mentre me lo cucino, vi spiego anche come farlo, così se volete farvelo. Allora, prima di tutto mi serve uno spicchio d'aglio e mi serve anche dell'olio da mettere nella padella. Solo che abbiamo un problema. Devo usare questa cosa qua, non si vede perché controluce, questa tanica qua, perché quello nella bottiglia è finito. Quindi vediamo di non fare casino. Giusto un filo ci va. Me ne è scappato forse un po' troppo. Perfetto, adesso che sono riuscito a mettere l'olio, metto lo spicchio d'aglio e inizierà a friggere, lo lascerò dorare nell'olio. La fiamma vi consiglio di tenerla bassa, perché ho avuto esperienze, brutte esperienze quando l'ho tenuta, ma neanche alta, leggermente troppo alta, poi mi è schizzato via tutto l'olio, era un casino per riuscire a fare le robe, perché aggiungere i fagioli, il pomodoro eccetera, perché ti distruggevi le mani con l'olio bollente, poi è sporcato dappertutto, devo cercare di non alzarmi, sennò esco fuori dall'inquadratura. Ovviamente poi cosa andrò a fare alla fine di questo video? Giudicare location, menu, servizio e conto, e scopriremo insieme i voti. Allora, adesso che cosa mi serve? Mi serve ovviamente del pomodoro, della salsa di pomodoro, che non ho idea di dove sia, e dei fagioli, e anche della roba per... Ok, mentre aspetto che intanto l'aglio faccia il suo corso di doratura, chiamiamola così, vi dico che per mangiare questo piatto c'è una tecnica speciale, ok? Praticamente voi lo lasciate nella padella e ve lo mangiate con il cucchiaio di legno. Non si fa in altro modo. Se lo mangiate in un altro modo non capite niente. Quindi per favore disiscrivetevi da questo canale, smettete di guardare questo video, perché tra i miei iscritti non vi voglio. Allora, perché ho deciso di fare questo vlog? Un attimo che sento un po' di casino. Ok, c'è l'olio che incomincia tra poco a schizzare. Perché in realtà mi sto trovando davvero con pochissimo tempo ora che ho iniziato l'università. Incredibile, sono riuscito a fare l'operazione più pericolosa, che è quella di mettere il pomodoro sull'olio che sta friggendo senza bruciarsi completamente le braccia. Comunque ce l'ho fatta. Dicevo, praticamente sono rimasto un po' fregato dai ritmi dell'università, e quindi tra gli spostamenti vari ho molto poco tempo che passo a casa e che posso dedicare a fare video. Perciò probabilmente in questo periodo iniziale è possibile, come è appena successo, che io salti qualche appuntamento. Detto ciò, io spero di organizzare, cioè penso che una volta che mi sarò organizzato e abituato ai ritmi riuscirò a incastrare tutto, spero almeno, perché questo è quello che vorrei fare. Vai all'università, dicevano, farai meno ore, dicevano, dormirai di più, dicevano, e invece mi hanno fregato. Detto questo, comunque tra non molto ci saranno tantissime novità sul mio canale, cose nuove che non voglio spoilerarvi, non voglio anticiparvi, lo saprete a tempo debito. Penso che si tratti all'incirca di un mese e mezzo di tempo che dovrete aspettare per sapere queste cose qua. E spero appunto nel frattempo di essere riuscito a ingranare con i ritmi dell'università. Allora, ritornando alla ricetta, una volta che avete fatto dorare l'aglio, mettete un po' di salsa di pomodoro. Poi aspettate che il pomodoro incominci, la salsa incominci a bollire un attimino, e allora potete buttare i fagioli, e a quel punto mescolate finché i fagioli non raggiungono la consistenza di vostro gradimento. Anzi, peraltro, mi stavo dimenticando, una volta che buttate i fagioli va aggiunto il sale, anzi in realtà il sale andrebbe messo prima, quando mettete il pomodoro, ma io me ne sono dimenticato. Il sale che devo andare a prendere e un tocco di peperoncino, perché così buonissimo. Devo dire, mi sto divertendo un sacco a registrare questo video, super super divertente. Quantità di sale e peperoncino, beh, fate a occhio. Al massimo saranno un po' salati e un po' piccanti. Devo capire come funziona questo coso di peperoncino qua.
Operazione riuscita perfettamente. Ah, peraltro adesso mi sto facendo anche una piadina, perché non avendo pane sostituirò il pane con la piadina. Comunque devo dire che l'università mi sta piacendo. Le lezioni sono molto interessanti. Io non so se ve l'ho mai detto, ma comunque ve lo dico adesso, che io faccio giurisprudenza all'università. Ho iniziato, questa cos'è, la diciamo terza settimana. In realtà sarebbe la seconda e mezzo, però fa niente. E no, niente, devo dire che comunque mi sto trovando bene. Direi che è giunta l'ora di assaggiare per testare la consistenza. No, così sono in ombra, ecco, così sono alla luce. Buono, perfetto, ottimo. Allora possiamo spegnere. E come vi dicevo, non serve il piatto e non servono le posate, perché questo piatto va mangiato così, con la padella, il cucchiaio, un po' di birra e l'aiuto del pane, in questo caso la piadina, perché il pane non ce l'ho. Perfetto, tutto pronto, vi faccio vedere. Ecco qua, birra, no, non riesco a coordinarmi, fagioli e piadina. Ok, scusate questa roba un po' strana, ma non riuscivo adesso a capire come fare per inquadrare tutto bene. Comunque, assaggiamo, proviamo, vediamo se posso appoggiare il cellulare da qualche parte senza rimanere... Resta, mamma mia! Aspettate un secondo. Ok, perfetto. Un po' in bilico, ma ci siamo. Allora, mette così, si mangia proprio così, vi faccio vedere. Padella così, magari senza tenerla sollevata perché pesa. Cucchiaio così. Bella mescolata. Buonissimo. Prendete un po' il pane, in questo caso per noi la piadina, per accompagnare, perché è ancora meglio. Oh, buono, è tutto accompagnato da una bella birra fredda. Beh, allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e prima di lasciarci bisogna votare. Scusate se avrò guardato molto spesso lo schermo e non la telecamera, ma è sempre così quando mi atto a fare i vlog con il cellulare, quindi so che devo guardare da un'altra parte, questo è il motivo. Comunque, vabbè, location direi 10, menu 10, ovviamente non si può non dare 10 ai fagioli alla Trinità o Bud Spencer. Servizio, beh, il servizio me lo sono fatto da me, quindi 10. Conto, beh, sono gratis, quindi sempre 10. Faccio questo, ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ecco la pasta, chiude, ciao ciao.